Fiabe per bambini. Audio storie dai 0 anni in su. Il grano saraceno. Molto spesso capita che se si passeggia dopo un temporale in un campo dove cresce il grano saraceno, si scopre che questo è diventato tutto nero e bruciacchiato, come se una fiamma vi fosse passata sopra. Il contadino, infatti, dice: «È stato colpito dal fulmine!» Ma perché è stato colpito? Ora vi racconterò quello che un passerotto mi ha detto una volta. E il passerotto lo ha sentito da un vecchio salice che si trova ancora oggi proprio vicino a un campo di grano saraceno. Era un salice molto grande e onorevole, ma ormai vecchio e grinzoso. Aveva una fenditura proprio nel mezzo e là crescevano l'erba e cespugli di more. Il salice è piegato in avanti e i rami sono chini verso terra e sembrano lunghi capelli verdi. Nei campi intorno all'albero crescevano grano, segala, orzo e avena. Sì, proprio la bella avena che quando è matura sembra una folla di piccoli canarini dorati appoggiati su un ramo. Il grano stava lì, benedetto. E quanto più era pesante, tanto più si piegava verso il basso per devota umiltà. C'era anche un campo di grano saraceno che si trovava più vicino al vecchio salice. Ma il grano saraceno non si piegava affatto come l'altro grano, restava dritto e pieno di superbia. «Io sono ricco come la spiga di grano», diceva. «Ma sono molto più bello. I miei fiori sono più graziosi, profumano come i fiori del melo. È un piacere guardarmi. Conosci forse qualcuno più bello di me, vecchio salice?» E il salice annuiva col capo, come per dire: «Certo che lo conosco». Ma il grano saraceno si gonfiava di orgoglio e diceva: «Che stupido albero! È così vecchio che gli cresce l'erba nella pancia!» Improvvisamente venne brutto tempo. Tutti i fiori del campo richiusero i loro petali e chinarono le graziose testoline, mentre la tempesta passava sopra di loro. Il grano saraceno, invece, se ne stava dritto nella sua superbia. «Piega la testa come facciamo noi!» gli dissero i fiori. «Io non ne ho bisogno!» rispose il grano saraceno. «Piegati come facciamo noi!» gridò il grano. «Adesso passerà in volo l'angelo della tempesta, a grandi ali che vanno dalle nuvole del cielo alla terra. Ti colpirà prima ancora che tu possa chiedergli di risparmiarti!» «Ma io non voglio piegarmi!» replicò il grano saraceno. «Chiudi i fiori e piega le foglie!» gli disse anche il vecchio salice. «Non guardare il fulmine mentre si stacca dalla nuvola. Neppure gli uomini osano guardare, perché attraverso il fulmine si può vedere nel cielo di Dio. Ma tale vista rende ciechi gli uomini. Che cosa succederebbe quindi a noi, piante della terra, se osassimo guardare, noi che siamo molto inferiori?» «Molto inferiori?» disse il grano saraceno. «Voglio proprio vedere nel cielo di Dio!» gridò pieno di superbia e arroganza. Giunse il fulmine. E sembrò che tutto il mondo fosse una sola fiamma di fuoco. Quando il brutto tempo si calmò, i fiori e il grano si ritrovarono immersi in un'aria pulita, rinfrescata dalla pioggia. Ma il grano saraceno
era stato bruciato dal fulmine e ora non era altro che una inutile erba morta nel campo. Il vecchio salice agitò i rami al vento e dalle verdi foglie caddero grosse gocce d'acqua. Sembrava che l'albero piangesse. Allora i passerotti chiesero: «Perché piangi? Qui tutto è benedetto dal Signore. Guarda come splende il sole e come corrono le nuvole. Non senti che profumo viene dai fiori e dai cespugli? Perché piangi dunque, vecchio salice?» E il salice raccontò allora della superbia e dell'arroganza del grano saraceno e della punizione che non manca mai. Io, che vi racconto la storia, l'ho sentita dai passerotti. Me l'hanno raccontata una sera che ho chiesto loro che mi narrassero una storia. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.